Nuova edizione del contest per il clima per una coscienza ecologica si svolgerà il 30 maggio presso la Camera di Commercio, organizzato ovviamente dal Movimento per la Sostenibilità Ambientale. Bene, è un'altra bella esperienza che stiamo facendo con le scuole. L'anno scorso è risultato un ottimo percorso per trasferire ai giovani un po' di informazioni, di competenze. Hanno fatto degli ottimi lavori, ma già quest'anno i lavori che sono arrivati sono di elevatissimo valore. I ragazzi stanno dimostrando di avere una sensibilità, una capacità di mettere insieme delle cose che le nostre generazioni se le scordano lontanamente. Allora, stiamo continuando questo percorso nelle scuole che si sta allargando in tutta la Sicilia e speriamo anche nel resto del paese. Abbiamo già avuto la disponibilità quest'anno del sindaco di Napoli, che vorrebbe ospitare l'anno prossimo una delle esperienze del contest. Abbiamo avuto parecchi patrocini anche dalla Camera di Commercio, ci sono delle borse previste per i ragazzi che hanno partecipato, premi, riconoscimenti e attestati. Insomma, è un'occasione anche per discutere delle cose che ci riguardano la società. Attorno a questa giornata ci sarà anche una tavola rotonda con un tema specifico, missione clima, il tema della tavola rotonda. Poi ci sarà una discussione sulla città minacciata, un'altra discussione giù le mani del porto e un'altra discussione sul PNR per vedere cosa c'è ancora da poter fare per ottenere dei contributi che avrebbero modificato il futuro di questo territorio, ma che purtroppo non sembra siano state, come dire, utilizzate. Siccome scade il 2026, possibilmente in coda riusciremo a fare qualcosa, anche se per il PNRR sembra che non ci siano più bandi in corso. Però c'è l'occasione anche dei fondi di coesione, che potrebbero essere un'altra utilità per il territorio, per la transizione ecologica, per la transizione energetica, per il futuro dei giovani di queste città, che altrimenti, come sempre, saranno costretti ad andare via